Ti sei messa sotto il letto? E allora dove hai dormito, scusa? Ho dormito dentro, ma ho visto che non ho scombinato le coperte. Va bene, dai, alzatevi, su. Che è ora di Io non ho prepararsi per... sonno. Bravo. Qui c'è la stufetta accesa. Perché fa freddo di notte. Nonostante ciò, pochino di condensa sulle finestre. Gabriele, svegliati. È ora di andare a scuola. Però devi andare a scuola, dai. Alzati su. Gli ho acceso la luce, questa è la situazione al mattino prima che escono. Forza bambine, dai. Allora, ho accompagnato le bambine al pulmino e quando sono arrivata sono venuta subito su a fare i letti. Tanto Pia dorme e ancora c'è Manuel a casa. Stamattina dobbiamo andare dal dottore per fargli fare il certificato per poter tornare a scuola, perché comunque per fortuna sta meglio. E adesso io e Pia, che si è svegliata e ha già anche preso la bubu, stiamo facendo colazione. Lei ha scelto un fagottino al cioccolato. Ciao Pia. E io invece un croissant, quelli con ripieno a miele. E prova ad assaggiarla, vediamo se è buona. E poi devo guardare se la carne si è scongelata, perché così inizio poi a impanarla e devo anche mettere sul cavolfiore. Stiamo andando dal dottore. Sì, andiamo dal dottore per Manuel e poi andiamo a pagare i pasti e il pulmino. Sì. Piegale con le gambette, cosa le tieni così rigide? Lì c'è Manuel, così poi torna a scuola. Se il dottore dà l'ok. E qui c'è Pia comoda sul passeggino che però credo che lo usa, ma potrebbe camminare benissimo. Anche perché non è che qui c'è tanta strada da fare. Ora magari quando siamo andati da Alessandria, sì, ma qui non sai, vabbè, noi siamo arrivati, vi facciamo poi sapere cosa dice il dottore. Ciao Pia, ciao Pia, saluta. Allora, siamo tornati a casa, abbiamo fatto i pagamenti in posta, ma il dottore c'è oggi pomeriggio. Ho confuso l'orario di ieri con oggi, pensavo che c'era il mattino, invece c'è il pomeriggio. Vabbè, ci andiamo oggi, non importa. Intanto è arrivato il corriere di Amazon con altri quattro barattoli. Questi qua sono come quelli là grandi, però un po' più larghi, veramente di poco, eh. Però sono leggermente più larghi e basta. Poi smetterò di comprare barattoli, lo prometto. È che volevo averne di diverse misure in modo da poterci mettere diverse cose. Tipo qui, magari che sono un po' più grandi, ci posso mettere la pasta, per esempio. E poi qui sotto ho questo carpaccio di bovino adulto di scottona che adesso vado a impanare. Senza glutine per Gabriele, farò due fettine e tutto il resto invece per Giorgia, Manuel e Pia. Tanto i pangrattati diversi, così almeno anche li faccio andare e non stanno lì. E devo mettere su anche il cavolfiore. E non vi faccio vedere semplicemente perché cioè, le impano normale, ho uovo e pangrattato. E il cavolfiore lo faccio cuocere a vapore, e però poi stasera vi faccio vedere come preparo il pesto di rucola, visto che mi è stato chiesto sotto il video spesa, stasera, che faremo la pasta col pesto di rucola, ve lo farò vedere.
E intanto che faccio queste cose qui, guardo qualche video di qualche, diciamo, mia collega, ma io non è che mi ritengo una youtuber, quindi di qualche ragazza che seguo. Perciò ci riaggiorniamo dopo. Allora, siccome dovrò accompagnare Giorgia dal dentista insieme a mia sorella e mia mamma starà con i bambini, mi sono fatta un piccolo hamburger di verdure. Qui cercavo il fiore che cuoce. Qua ho messo sulla padella con l'olio per far cuocere le bistecche di Gabriele. E qui ci sono le patate di ieri che erano rimaste ancora un po' crude, che ieri ho fatto le coscette di pollo con le patate. E ci ho messo dentro col pan grattato e l'uovo rimasti, ho aggiunto un po' di formaggio e ho fatto delle polpette e le ho inserite dentro, quindi patate con polpette di pane al sugo che mangerò quando tornerò. Tanto adesso deve cuocere, quindi la lascio cuocere. E basta. Qui ci sono le loro bistecche impanate e invece a Gabriele ne ho impanate tre. E basta. E niente, adesso levo anche la roba, così almeno inizio a preparare il tavolo, almeno quando arriva Gabriele, poi Giorgia, il tavolo è pronto e si mettono a mangiare. Allora, sono passata con Luisa sin dall'Eurospin per prendere due cosine che ci serviranno in questi giorni per completare alcuni piatti che ho deciso di fare, e ho preso questa pasta sfoglia con farina integrale che ho visto nel suo video e volevo provarla, e poi il concentrato di pomodoro. E vabbè, poi ho preso i miei soliti straccetti e le cotolette di soia, che sono buonissime. E per fare una ricetta, sempre di questi giorni, ho preso anche il brie. Non vi preoccupate perché tutte le ricettine un pochettino più sfiziose le includerò dentro i vlog e quindi le vedrete sicuramente. E niente, adesso Sabrina sta mettendo tutto a posto e poi devo iniziare a preparare il pesto di rucola. No, uffa. Allora, adesso ci vedete fermi in questa postazione perché un'azienda ci ha mandato questo pacco. È molto lungo. Scusa Sabrina. È molto lungo. Vai la camera, vai. Questo pacco. Ok, scusa Pia. Questo pacco grande. E all'interno c'è un regalo per Gabriele. Non posso dirvi adesso di che azienda si tratta perché sennò Gabriele capisce cosa c'è all'interno. Quindi, quindi adesso glielo facciamo aprire e poi vi dico tutto quanto. Apro. Vai, apri. Non uccidere nessuno con queste Cosa c'è in questo colore? Cosa c'è in questo scatolone? Un Una regalo cosa che per io so. Gabriele. Che io so. No. Non si vede. Chissà mai che cos'è. Dai, dai. Su, dai, dai, dai. Dai, dai, che ce la fai, dai, 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 dai. Ho visto qualcosa, ma è verde? Sì, è il tuo colore. Chissà che lo sarà. Oh, lo capivo, bellissimo. Ma viene dalla Cos'è? vena, no? Ma no, è uno skateboard. Allora, leviamo il nylon. Allora, l'azienda che mi ha contattato si chiama Skin Skate. Ve lo lascio scritto qua sotto e vi lascio il link. Aspetta, amore, aspetta, vi lascio, tu intanto leva, va. E vi lascio il link in info box per arrivare direttamente al sito. Hanno diversi tipi di skateboard di diversi colori. Perché sono così E adesso, illuminano? sì, facciamolo vedere, vai. Si vede Sabrina? Vai,
Fai muovere la ruota, ha le ruote che si illuminano ogni volta che giro. E niente, praticamente, guarda. Guarda, roba di bambina. Ah, perché non tenevo. È bellissimo. E praticamente vi lascerò, appunto, dicevo, in info box la aspetta, c'è ancora una cosa. C'è la chiave per ammollire le ruote. Sì, per cambiare le ruote nel caso servisse, eccetera, eccetera. Non si vedeva comunque. Ah, scusa. Vedete, facciamo lo zoom. Facciamo lo zoom. Adesso si vede. E vi lascerò appunto sotto il link per arrivare direttamente al sito Skinscape, dove potete trovare veramente tantissimi modelli, cioè tantissimi colori. Il modello sono questi qua, più piccolini, però hanno diversi colori. E ci sono anche tutti colorati. Il colore di Gabriele è verde, quindi non potevo non prenderglielo verde. E non potevo neanche non accettare questa collaborazione, perché Gabriele adora lo skateboard da quando è piccolo, l'ha sempre chiesto. E qui sì, Bagot lo chiamava, e quindi sono felice di essere stata contattata dall'azienda Skinscape e non ho esitato ad accettare proprio per Gabriele. Quando mi hanno contattato ho subito pensato a Gabriele. Questo qua comunque è lo skateboard. È il posto di piglia, detto. E niente, io Gabriele è contento. E diciamo che adesso che siamo sotto, cioè vicino, non sotto, vicino alle feste di Natale, potrebbe essere un ottimo regalo, se sapete che ai vostri figli e nipoti piace. Il prezzo non è neanche esagerato, perché sono andata a vedere, ovviamente per curiosità principalmente. Comunque il prezzo non è assolutamente esagerato, e per voi ci sarà anche un codice sconto che vi lascerò sempre di sotto in info box. E niente, quindi questo qua è lo skateboard. E buono, adesso noi andiamo avanti con le nostre cose, andiamo a mangiare. Preparare il pesto di rucola. Adesso. Naturalmente Gabriele non poteva aspettare a provarlo, e quindi siamo fuori. Però hai visto che tu non lo vedi, si illuminano tantissimo le ruote. Devo imparare ancora a usarlo. Aspetta, vorrei fare un'altra cosa. Dai, basta che non ti scassi in terra. E provati. Come farsi male? Vai Gabriele. Stai trascinando tutto. Sono come la sede della luce, sono ricaduto. Allora, per fare il pesto di rucola ci servirà la rucola, grana padano, io userò le mandorle perché non ho i pinoli, se avete i pinoli potete usare i pinoli, e uno spicchio d'aglio e un frullino.
Allora, così è pronto. Io l'ho assaggiato, ma mi sembra che manca qualcosa nel gusto. Ovviamente non ha il gusto del pesto normale, forse quello, però è buonissimo. Io diciamo che con le dosi sono andata un pochettino a occhio, soprattutto del formaggio, dell'olio. La busta di insalata l'ho messa tutta ed è 125 grammi. Di mandorle invece ne ho messe 14. E boh, il gusto comunque è buono, ovviamente diverso da quello che è da quello che è fatto col basilico. Però è buono per cambiare un po', perché noi non mangiamo solitamente la rucola, però siccome Maurizio nel prenderla l'ha presa, cosa facciamo? La buttiamo, no? Sapete che non si butta niente, e quindi facciamo una cosa diversa, facciamo il pesto di rucola. E così almeno si sfrutta e boh, perché sennò così sarebbe rimasta nel frigo e sarebbe andata a finire nella spazzatura. Invece almeno cambiandoli, diciamo, forma, la si mangia e via. Adesso vado a mettere sulle pentole dell'acqua e poi vi faccio vedere come viene la pasta condita con questo pesto. E poi stasera voglio andare a passare un prodotto sulla cucina insieme a voi. È un prodotto che aveva consigliato Ornella nel suo video, che è questo qua, della Smeg Pasta X. Io l'ho preso su Amazon, vi lascerò poi il link in info box. E devo dire che mi sconfinferava, perché lei aveva delle macchie sul piano, questo qui, sui fornelli, delle macchie proprio che non venivano più via in nessun modo, e passando questa pasta rigenerante per acciaio inox, il piano cottura è tornato nuovo. E quindi volevo provare anche io, siccome ci sono delle macchie che poi vi farò vedere stasera, volevo provarlo con voi e vedere se porta via anche a me queste macchie, in modo da far tornare questa cucina di nuovo bella e brillante. E boh, va bene anche, se non sbaglio, anche per i lavandini, però il mio è abbastanza bello, quindi per il lavandino non lo userò, ma per il piano cottura, per qui per la cucina, sì. E niente, quindi adesso vado a mettere su l'acqua per la pasta e noi ci riaggiorniamo dopo. Bisogna solamente... Allora, buongiorno, oggi è venerdì, come avrete visto dalle clip. Ieri poi non ho sistemato la cucina, non ho fatto quel lavoro né sulla cucina, ma l'andiamo a fare ora. Ho finito adesso le camere. Volevo farvi vedere questo, che è lo specchio che Sara ha regalato alle bambine da mettere in camera come regalo per la cameretta. Hanno già ringraziato Sara privatamente, ma ti ringrazio anche qui nel video. Grazie Sara, è veramente bellissimo. E poi guardate, mi riflette benissimo, anche troppo. Guardate che panzona, sembra incinta sempre, anche se non lo sono. E è bellissimo, ha la cornice bianca. E questo è un vetro, non vetro, diciamo, uno specchio, che vetro, uno specchio, non serve. Devo anche ancora pulire la finestra, ma ce la faremo, ce la faremo. Qui si è un po' rovinato, allora stavo pensando poi magari di sistemarlo un po' con lo stucco. E boh, adesso devo solamente prendere il gancio, dobbiamo ancora aprirlo bene e prendere il gancio, perché qui non lo sento, prendere il gancio per cioè il coso da attaccare qui proprio allo specchio, al legno, per agganciarlo poi lì. Anche se in realtà non mi dispiace neanche così, solo che ho paura che si rovina là sotto. Magari per lasciarlo così magari potrei mettergli dei feltrini là sotto, così almeno non si rovina. Boh. Cosa ne pensate voi? Fatemelo sapere nei commenti. Prendiamo il gancio da mettere lì e lo appendiamo, oppure mettiamo i feltrini là sotto e lo lasciamo così. Vabbè, vado a finire, così poi vado a sistemare la cucina. Devo anche aggiornarvi su
Volevo aggiornarvi su Manuel. Siamo andati, cioè non siamo poi andati dal dottore, l'ho sentito e mi ha detto che il certificato medico non serve più per rientrare a scuola, ma che basta appunto l'autocertificazione e poi devo fare la giustificazione sul registro elettronico. Cioè lui mi ha detto che non si faceva più certificato medico, poi allora ho sentito le altre mamme, perché qui è tutto un cambiamento sempre. E Maurizio, per sicurezza, anche se non credo, perché pensavamo di dover fare il certificato medico, di conseguenza sarebbe servito il tampone per avere il certificato medico dal dottore, ma in realtà appunto il dottore non lo deve fare, quindi Maurizio ha prenotato per stasera il tampone per Manuel e così almeno siamo più tranquilli e poi così lunedì può tornare a scuola. Allora, vi ho acceso la luce sopra così almeno vedete. I problemi sostanzialmente li ho qui. Qua no, perché vedete, qua è sporco. Andremo a grattare con la paglietta, ma cioè il problema che ho io è questo qui. Qui siamo una zozzeria, qui anche qui siamo una zozzeria, qui e qui. Ok, quindi adesso io vado a ripassare un attimino la spugna e a pulire bene qua con la paglietta, riasciugo e poi andiamo a passare la pasta. Allora, come potete vedere, queste macchie non le ha levate, ma se andiamo da vicino è proprio rovinato il piano. Si è proprio... Comunque qua c'era una macchia e l'ha levata, quest'altra anche no, perché deve essere proprio rovinato il piano, perché anche questa per esempio non l'ha tolta. Boh. Comunque le macchie sono rimaste, però...
serve anche per lucidare, e guardando da questa parte e da questa in effetti è più lucido. Però diciamo, ecco, se vedete, è più lucido di qua, magari da fare una volta ogni tanto, anche sia, sia al piano cottura che al lavandino, magari una volta ogni tanto uno si mette lì, lo lucida bene e comunque viene super super lucido. Queste, vabbè, qua appunto dicevo è rovinato, qua queste macchie a me non le ha tolte, probabilmente quelle di Ornella erano diverse, però vabbè, fa niente, lo useremo per lucidare. Adesso bisogna lasciarlo asciugare la pasta, e quando è asciutta allora si può chiudere la confezione. Adesso la lascio un po' così, qua vado a rimettere le griglie, il fornello e basta, finito. Allora, eccomi, ecco la mia faccia e soprattutto i miei capelli. Vabbè, me li devo andare a lavare, comunque ci tenevo a salutarvi per chiudere il video, e così almeno ho tempo anche di editarlo bene e di caricarvelo. E volevo anche ricordarvi che domani, cioè non volevo ricordarvelo, volevo dirvelo perché l'ho detto nella live, però l'ho detto alla fine, siccome non c'erano tutti, magari qualcuno non ha sentito. Quindi domani ci sarà un'altra live, perché da lunedì inizieranno i vlogging, come abbiamo fatto l'anno scorso, solo che quest'anno, siccome ho coinvolto, non mi veniva la parola, anche altri canali, abbiamo deciso di farli per meno tempo, anche perché sono in realtà vlog di Halloween, e quindi adesso vediamo, poi l'anno prossimo magari cambierò idea, magari ritorneranno di nuovo magari dal 1° di ottobre, non lo so, ma per quest'anno saranno dal 25 di ottobre fino al 1° di novembre, e saranno in collaborazione appunto con altri 4 canali che vi dirò poi nel primo vlog, che in realtà in Italia non li fa nessuno, è una cosa più che altro che si fa in America, o che fanno comunque dove si festeggia questa festa. E, diciamo che, ecco, per come la vedo io, per come la prendo io, vissuta con i bambini, è una festa in maschera, maschere diverse da quelle di carnevale, però un modo per mascherarsi, i bambini poi sono felici, sono contenti, e quindi sono felice di farli, ecco. Quindi, e siccome appunto ci saranno questi vlog, e anche il sabato ci sarà il vlog, non ci sarà la live sabato prossimo, perché appunto volevamo che fosse una cosa uguale per tutti e 5 i canali che siamo, non si sarebbe dovuta essere la live, ma non sarebbe stato così, non sarebbe stato uniforme, per cui l'ho anticipata a questo sabato. E quindi ci vediamo domani sera alle 21:30 in live. Non ho ancora deciso in realtà che cosa faremo, perché ma penso che parleremo solamente, perché domani io e Sabrina stireremo tutto il giorno, visto che comunque sabato si è accumulata la roba della settimana. Poi se Sabrina non ne avrà voglia, stirerò solamente io, ovviamente lei non è assolutamente obbligata in alcun modo, è lei che le piace darmi una mano, è contenta, e quindi io glielo faccio fare, però non mi pesa assolutamente farlo io. Nel frattempo loro faranno i compiti e guarderemo dei film di Natale, perché quelli di Halloween sono troppo spaventosi, quindi noi ci portiamo già avanti, iniziamo a guardare quelli di Natale, film, non so se ce ne sono di nuovi, ma so che ce ne sono, abbiamo visto ieri su Disney tantissimi, anche cartoni, e quindi guarderemo, penso, proprio su Disney. E niente, quindi io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale, ricordatevi che sotto in info box vi lascio il link per arrivare al sito di Skinscape, se per caso vi interessa dare un'occhiata per magari fare un regalo, ovviamente non siete assolutamente obbligati a fare niente. E
ringrazio ancora l'azienda per averci mandato questo skateboard. E basta, con cui Gabriele in realtà ieri già si è sfasciato, ma vi lascio qui delle foto di quello che si è fatto, dei video, delle clip che ho fatto ieri, che si è fatto 2 secondi, l'ho lasciato da solo, sono tornata in casa, è caduto. Benissimo. Ottimo. E infatti oggi era tutto dolorante, quindi non è andato a scuola, tornerà poi a scuola lunedì perché ieri è caduto, si è fatto male, non si è fatto male gravemente, però comunque si è fatto male e quindi gli ho detto vabbè stai a casa. Perché Maurizio è passato in farmacia, ha preso la crema cicatrizzante, abbiamo preso le garze, quindi lo sto comunque medicando e tutto, e in modo che guarisce più in fretta, comunque lunedì tornerà a scuola, è tutta esperienza che entra. E niente, c'è da dire anche che ieri era buio, ecco, non era proprio il momento ideale per usare lo skateboard, però diciamo, vi giuro, sono salita in casa, tempo che io sono salita, lui mi è salito dietro perché era caduto, quindi vabbè. Comunque io vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo domani in live alle 21.30 e niente, non mancate, mi raccomando, se potete ovviamente. Ciao!